La Smart EQ elettrica è la macchina migliore per vivere nelle città, ma in particolare Roma ha concesso a questa automobile proprio il suo gradimento, perché con questa macchina, con i suoi 160 km di autonomia, è possibile girarla in lungo e in largo, entrando nelle zone che sono precluse alle altre automobili ed arrivare nei posti più misteriosi. In questa giornata di grandissimo caldo, quindi la temperatura ha sfiorato i 40 gradi, siamo andati alla scoperta di luoghi misteriosi, ma soprattutto freschi, perché siamo andati nella Roma sotterranea. Siamo partiti e siamo andati a Palazzo Valentini, accanto alla colonna Tiriana, e abbiamo visto delle domus sotto, nei sotterranei, nelle fondamenta di questo palazzo. Abbiamo trovato le tracce e oltretutto la tecnologia ci ha consentito di rivedere come erano delle domus patrizie romane, incredibilmente preziose e lussuose. Poi ci siamo spostati e siamo andati nei laghetti sotto il Celio, quindi anche qui in un'altra costruzione enorme, una struttura enorme romana. Al di sotto di questa struttura c'è una cava di tufo in cui ci sono dei laghetti, e quindi abbiamo vissuto dei luoghi sconosciuti, perché Roma questo dà di grande vantaggio. Roma è incredibilmente grande. E è sempre molto facile scoprire dei tesori nascosti, perché ce ne sono così tanti di posti belli che è facile, e anzi, in realtà è molto difficile conoscerli tutti. E questo l'abbiamo vissuto con la Smart elettrica, che ci ha consentito di andare e di muoverci tranquillamente in tutta la città, e per arrivare esattamente davanti a dove erano questi patrimoni dell'umanità. Il tempio della velocità. Peugeot torna qui dopo un anno esatto dal reveal mondiale di quello che era il prototipo dell'Hypercar 9X8, quell'auto con cui la Casa del Leone ha annunciato al mondo l'intenzione di voler tornare a correre nel campionato del mondo Endurance. Una 6 ore di Monza che accoglierà il debutto appunto del Casa del Leone nel mondiale Endurance con una vettura totalmente inedita. Un'auto realizzata da Peugeot Sport, ma anche dal centro stile Peugeot, che hanno lavorato in maniera sinergica per realizzare un'auto davvero tecnologica. È una vettura ibrida, 4 ruote motrici con 2 motori, uno termico e uno elettrico, che unisce un aspetto innovativo che è quello del design funzionale alle performance. Quindi Mattia Sossan e la sua squadra ha lavorato con Peugeot Sport per realizzare una vettura che, oltre a essere bella, a detta di molti, sarà anche, nelle nostre intenzioni, molto performante a livello competitivo. Allure, emozione, eccellenza sono i tre valori che guidano il brand Peugeot in ogni sua scelta, sia per l'ambito della gamma commerciale, sia nell'ambito del motorsport, come ve lo vedete dietro di me con la 9X8. L'allure è questo design puro, è il fascino del design Peugeot, questa postura felina accattivante che è inconfondibile, che si ritrova sia nella 408 che nella 9X8. L'emozione è l'emozione di guidare una Peugeot, e l'emozione di guidare una Peugeot, il piacere di guida con l'inconfondibile Peugeot al cockpit. E infine l'eccellenza. L'eccellenza è la qualità senza compromesso, l'affidabilità, la qualità dei materiali che ritroviamo ovviamente nelle auto di strada, ma anche nella 9X8, perché l'endurance, il campionato mondiale dell'endurance, è quello più esigente
perché è un campionato di velocità, ma allo stesso momento di affidabilità, con delle gare che durano fino a 24 ore. Quindi, allure, emozione, eccellenze, questi sono i valori fondamentali per dare il massimo seduzione a tutti i nostri prodotti Peugeot. La mia generazione viaggia veloce, non accetta limiti, cerca orizzonti. Vuole vivere in città sempre nuove, che cambino nell'arco di un giorno o di una notte. La mia generazione non vuole sentirsi dire quello che è già stato detto. La mia generazione sa che l'apparenza spesso non inganna. Conosce colori che raccontano e linee più sincere di uno sguardo. La mia generazione ha capito che quello che conta è il mezzo. Tutte le storie prima o poi hanno una fine, ma ci sono quelle che non finiscono mai. Lambretta. Get real. Go real.